Allora, siamo in compagnia di Elisabetta Rocchetti, che pensate un po', oltre ad essere abruzzese, di Chieti, padre. Sì, è di Chieti, vero? Sì, di Chieti. Poi ti faremo fare anche un saluto proprio di quelli che varcano le frontiere, da Cannes arrivano. È la protagonista del film di Garrone, L'imbalsamatore. Sì, ecco. Proprio così. Allora, dici brevemente l'emozione più forte. È stato molto bello perché io sono parecchi anni che provo a fare l'attrice e non mi era mai successo di fare un film importante che addirittura fosse stato a Cannes, insomma. E invece improvvisamente ho fatto non solo la protagonista, pure in una cosa grossa, quindi è stata la realizzazione di un sogno. Sì. Una piccola interpretazione per i nostri telespettatori, per la protagonista del film di Garrone, ripetiamo, L'imbalsamatore. Una piccola interpretazione? Sì, vai, adesso, cioè? su questa terrazza dove tira tanto vento, dove Gabriele ci sta riprendendo con uno sfondo straordinario. Mi cogli un po' alla sprovvista, perché... Pezzetto. No, ma perché era tutto improvvisato, non saprei, dovrei avere gli attori miei davanti e forse li potrei improvvisare qualcosa così a freddo. Non ci riesci, non pure ci riesci. Essendo una grande attrice, ma queste cose sto scherzando. Allora senti, mandiamo il saluto, così. Chieti. Sì. Dove? Proprio Chieti. Chieti, dimmi. Chieti, ti saluto, ma verrò quest'estate. Sì. Perché dimmi, che devo dire? Mi dici Chieti, io ti dico dimmi. Ah, Chieti. Sì, ma proprio Chieti, diceva Arbore in quella trasmissione. Chieti centro. Sì, no, vai con i saluti. Chieti. E niente, ci vediamo quest'estate a Francavilla. No, ma lo vorrei completo, da nome, cognome, con i nomi tutto. Con i nomi tutto? Sì, cioè... nome, cognome tuo, la cosa. Ah, io sono Elisabetta Rocchetti. Poi il telefono, sì. Ho fatto il film L'imbalsamatore, che sta alla Kenzende realizzatore a Cannes. Sono di Chieti, di origine, però sono cresciuta a Roma. E saluto la mia città di origine. Ciao. Sì. E è felice per questo, aggiungo io.